Yo homie, bentornati sul canale Blue Streaming. Oggi volevo fare un video completamente diverso, dove infatti vi porto la mia top 5 dei miei chitarristi preferiti e che mi hanno influenzato di più. I criteri di valutazione, oltre che per il semplice gradimento personale, sono vari, ma essenzialmente tecnica, ricerca sonora, lo stile, il carisma e la capacità compositiva. Insomma, tutto quello che serve per descrivere un grande chitarrista. Nel rock, si sa, lo strumento cardine è la chitarra e in questo genere, dalle tante sfumature in generi e stili differenti, si sono alternati nella storia una miriade di chitarristi più o meno influenti, più o meno creativi e più o meno tecnici. Veramente tanti, ma tanti. È sicuramente difficile in tutto questo calderone andare ad individuarne solo 5, cercando di ignorare il più possibile le classifiche stilate dalle varie riviste specializzate, che diciamocelo lasciano alternare sempre quei 4-5 nomi nelle primissime posizioni. Tenterò anche di andare un po' controcorrente, cercando di in qualche modo di farvi conoscere meglio alcuni di questi straordinari geni della sei corde. Partiamo dunque con il quinto posto, occupato da Robert Johnson, probabilmente il primo guitar hero della storia, sicuramente la prima grande rock star, pur appartenendo al blues, quello delle origini, del delta del Mississippi, quando si suonavano chitarre distrutte, spesso addirittura fatte in casa come il Diddley Bow, chitarre scordate e gente che creava musica veramente dal nulla, partendo semplicemente dai canti di lavoro, dagli Spirituals. Ma molti coetanei di Johnson avrebbero potuto certamente occupare ognuna di queste 5 posizioni. Vedi Charlie Patton, che era considerato una sorta di Jimi Hendrix dell'epoca, con le sue esibizioni tanto tecniche quanto funamboliche, ma quello che contraddistingue Johnson rispetto a tutti questi chitarristi è innanzitutto la tecnica chitarristica, fuori dal comune, se consideriamo l'epoca, con posizioni della mano sinistra particolarmente difficili, addirittura impensabili per qualsiasi musicista degli anni 20. Cosa si scopre infatti da quelle famosissime 29 tracce che Johnson ci ha lasciato? Una incredibile padronanza dello strumento, l'inconfondibile fingerstyle e la capacità compositiva fuori dall'ordinario, una voce angelica e soprattutto un chitarrista che per la prima volta era in grado di suonare contemporaneamente la parte ritmica e solista, tanto da creare stupore in molti chitarristi futuri, tra cui Keith Richards, che dichiarò di rimanere letteralmente a bocca aperta quando seppe che in quelle registrazioni non c'era nessuno ad accompagnare Robert Johnson. La vita di Johnson è coperta da tante leggende, come il fatto che abbia venduto la sua anima al diavolo in cambio del talento chitarristico. Nessuno sa cosa sia successo quella famosa notte al Crossroad, dove ci sarebbe stato questo fatidico, famoso e oscuro incontro tra Johnson e un misterioso uomo in nero. Certo è che ad alimentarne la leggenda sono state le tante testimonianze a noi pervenute nel tempo, da parte di chi lo ha conosciuto e ha dichiarato che prima di quella notte Johnson era un chitarrista pessimo, sino ai suoi testi, cupi e spettrali, che facevano largo riferimento a questo fatidico incontro. La storia più veritiera pare essere quella che coinvolge un certo Ike Zimmerman, un misterioso bluesman dell'epoca che gli avrebbe fatto da mentore durante il periodo in cui Johnson scomparve dopo la morte della moglie. Vero bugia che sia, Robert Johnson è stato il primo vero, la prima vera rock star della storia e con tutti i suoi stereotipi, geniale e dannato. Quarto posto per Jimi Hendrix. Cosa posso dire in aggiunta a quello che già si sa di questo straordinario chitarrista, probabilmente davvero il più grande della storia, il numero uno per molte riviste specializzate e per certi versi è assolutamente vero, se consideriamo la sua enorme importanza nell'aver iniziato, si può dire, a dare alla chitarra elettrica un certo tipo di suono distorto, pieno di saturazione, di feedback, che ha portato inevitabilmente all'evoluzione della musica rock, che dal suo avvento non è stata certo più la stessa.
Tutti i chitarristi in seguito si ispireranno al suo suono, alla sua energia e anche alla sua tecnica molto particolare, contraddistinta. A lui si devono l'utilizzo del pedale Wah-Wah e probabilmente dello storico pedale Big Muff della Electro-Harmonix. Le sue chitarre, ricordate principalmente per la Fender Stratocaster, acquistate in comuni negozi ma modificate a mano da lui stesso, chitarre non adattate per mancini ma semplicemente rovesciate, con la scalatura delle corde invertita, il che comportava non pochi sforzi di adattamento allo strumento, ma inevitabilmente un suono più morbido e rotondo, in poche parole unico. Oggi viene sicuramente considerato un chitarrista normale dalle nuove generazioni, non particolarmente tecnico, anzi quasi essenziale, ma il tutto va rapportato ad un'epoca, metà anni 60, dove la gente era inondata di British Invasion, ballava ancora al ritmo di rock and roll e si presenta questo chitarrista dal look stravagante, funambolico, soli pazzeschi, utilizzo di accordi insoliti provenienti dal blues e dal jazz, dai quali era fortemente influenzato, accordi di nona e nona diesis, riff incendiari e vere e proprie improvvisazioni dal vivo. Non c'era nessuno che suonava come lui e tuttora il suo stile è ancora inconfondibile. A distanza di 50 anni dalla sua scomparsa viene ancora ricordato come il più grande di sempre, il più iconico, il più geniale. Al terzo posto della mia personalissima classifica troviamo Rory Gallagher, chitarrista fenomenale, molto meno blasonato di tanti suoi colleghi, anzi, spesso addirittura ignorato se non sottovalutato. Per sapere chi era Rory Gallagher basta pensare che proprio Jimi Hendrix, durante un'intervista dopo il suo famosissimo concerto a Woodstock, alla domanda rivoltagli su cosa si prova ad essere il miglior chitarrista del mondo, lui rispose: cosa ne posso sapere? Dovreste chiederlo a Rory Gallagher. Virtuoso, carismatico, vulcanico e complesso, grande compositore, eccellente cantante di Belly Shannon in Irlanda. Probabilmente non è stato un grande innovatore sullo strumento, né dal punto di vista della ricerca sonora. Ai suoi piedi aveva veramente l'essenziale, anzi spessissimo suonava con la chitarra collegata direttamente all'amplificatore. Ma la sua tecnica assurda, abile anche con la chitarra acustica e con lo stile dello slide, lo rendevano un chitarrista sicuramente fuori dai canoni. Una carriera iniziata con i Test e in seguito proseguita da solista con ottimi successi, ma senza una discografia importante. Motivo principale della sua minor notorietà rispetto ai suoi colleghi coetanei. Infatti, i suoi lavori discografici migliori sono i dischi registrati dal vivo, in particolare l'Irish Tour del 74, il vero punto di forza del chitarrista irlandese, e chi ha avuto la fortuna di assistere alle sue esibizioni può certamente verificare la potenza che esercitava sul palco. Amante del blues e del folk, della tradizione irlandese e americana, ha spesso cambiato stile, passando per l'hard rock, al funky, sino al jazz, un chitarrista totale che anche oggi non avrebbe avuto avversari. Purtroppo la dipendenza dall'alcol e una malattia al fegato ce l'hanno portato via. E veniamo al secondo posto della classifica, occupato da Jimmy Page, l'unico chitarrista della lista a non essere anche cantante, quindi piccolo spoiler per la prima posizione. Se dovessimo raccontare tutte le influenze che Page ci ha lasciato come chitarrista, non basterebbe neppure una puntata a lui dedicata. Chitarrista dall'enorme potenziale tecnico, innovatore sotto molti punti di vista, considerato il padre dell'heavy metal grazie al suo sound particolarmente potente e distorto, una velocità notevole e una ineguagliabile capacità compositiva, costruita con anni e anni di gavetta, passando da uno studio all'altro, da una session all'altra e da numerosissime band che si sono avvalse della sua collaborazione come tornista tra le linee tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, quando era ancora un ragazzino e desiderava di fare il botanico. Cresciuto a fare blues, il buon Jimmy ha iniziato con lo skiffle di Lonnie Donegan, tipico dell'ambiente British degli anni 50. È fortemente influenzato da Link Wright e la sua Rumble, rapito dal suono innovativo
dal suo suono innovativo e dal vibrato del suo amplificatore. Tutte queste esperienze hanno permesso a Jimmy Page di avere un percorso decisamente diverso da tutti gli altri chitarristi dell'epoca. Lavorare così tanto in studio di registrazione con progetti così diversi tra di loro lo hanno reso consapevole di molte cose, come l'abilità riconosciuta nel missaggio sonoro. Chiunque pensi ad un assolo perfetto, il primo che gli viene in mente è senza ombra di dubbio Stairway to Heaven. La sua carriera con i Led Zeppelin è costellata di momenti e brani immemorabili, ma la magia che c'è all'interno di Stairway è qualcosa che va oltre l'immaginario e riesce a mettere d'accordo chiunque. Un personaggio fuori dagli schemi, come la sua passione per l'occulto, amante della magia nera, affascinato da Aleister Crowley, tanto da comprare la sua casa in Scozia. Scenari che hanno permesso al chitarrista di essere visionario e creativo oltremodo, riversando il tutto nelle sue composizioni, che al di là di qualche furbata, come nel caso proprio di Stairway, è innegabilmente superiore a qualsiasi altro chitarrista di questo mondo. Notevole anche la sua ricerca sonora, che lo ha visto spesso sperimentare insieme al suo personalissimo tecnico su nuovi suoni, in particolare nuovi tipi di distorsione, evidenziando una vena creativa totale. Jimmy Page è veramente uno dei più grandi di sempre. E arriviamo al primo posto della mia personalissima classifica, che è occupata da Jack White. Già, proprio lui. In assoluto il mio chitarrista preferito e colui che mi ha influenzato maggiormente. Ambasciatore del fare analogico e noto cultore della musica tradizionale, a lui si deve non solo il merito di aver contribuito a tenere in vita il rock nel primo decennio degli anni 2000, stando alla larga dalla contaminazione della musica digitale dall'uso smisurato della tecnologia, ma anche la sopravvivenza del vinile, grazie alla sua casa discografica Turner Records, che ad oggi presenta due sedi in quel di Nashville e alla sua casa nella città natale Detroit. White, è risaputo, non basa il suo stile chitarristico solo ed esclusivamente sulla velocità e sulla tecnica esasperata, ma compie un vero e proprio lavoro di ricerca sonora, oltre che a un tocco del tutto personale. La sperimentazione già dai tempi dei The White Stripes, con l'utilizzo di strumentazioni molto vecchie, chitarre dal manico un po' piegato, di plastica, e l'utilizzo di effetti che, combinati in maniera del tutto inusuale, gli conferiscono un suono totalmente unico, grezzo, distorto, sporco, pieno, ma anche più pulito quando necessario. Un chitarrista che non può certo essere definito come uno shredder, ma il suo modo unico di suonare è ciò che vale di più. Con il suo tipico tapping con il petto sulla corda, note stoppate, uso smisurato della pentatonica e del whammy pedal, che unito all'utilizzo del pedalone Big Muff sono le caratteristiche principali del suo suono. Una carriera contornata da tantissimi progetti, sia come musicista che come producer e session man. Tra i suoi progetti abbiamo i celeberrimi, ma li già citati, The White Stripes, i The Contours, The Dead Weather, dove suona la batteria. E da solista, che ha l'attivo, con all'attivo tre dischi di grandissimo successo di critica di pubblico, e dove l'ultimo di questi, Boarding House Ridge, compie una vera e propria rivoluzione sonora, conferendo all'artista un sicuro status di grande compositore ed innovatore, come pochi musicisti rock sulla scena da vent'anni a questa parte. Un disco che riesce a mescolare con sapienza incredibile il vintage al moderno, miscelando generi e stili più disparati, dal blues al folk, dall'hip hop al jazz, dal funky al rock, sino allo spoken word. Al centro di tutto questo c'è la chitarra, sempre inconfondibile, e la voce, anche questa molto particolare, che contribuisce a renderlo ancora più distintivo. Bene ragazzi, con White si chiude questa personalissima classifica. Vi ricordo che è del tutto incentrata sulle mie preferenze ed influenze, che sicuramente saranno diverse da molti di voi, e che è giusto che sia così, e spero vi sia piaciuta, anzi vorrei sentire la vostra. Per questo video è tutto, un saluto da Paolo Carbonara, alla prossima!